diciamo il sugo poi, la pasta dura, cosetta pasta dura, nelle varie lavorazioni. Quello che oggi abbiamo portato a voi è il pane lavorato apposta per voi bambini, per i giovani. Vedete, io procuro dei tagli e poi vado a fare altre lavorazioni che mi consentono di avvenire questo pezzo di pane, di pasta, che non aveva nessuna forma. E così abbiamo ottenuto quei lavori. Adesso vi faccio vedere. Ok? Guardate. Un pochino, tipo questo, esatto, bravo. Diventa un gioco da ragazzi, ok? Adesso vi faccio vedere cosa faceva la vostra nonna per abbellirlo ancora di più questo pezzo di pasta che non è ancora pronto. Guardate, faceva i fiori, guardate questo fiore, praticamente se è plastilina la schiacciate, poi prendete un lego, lo avvolgete. Vedete tutti? Si travaglia con l'eva, con la mano si gira e allora si ottiene le palline. E si taglia. Questa è la pallina. Devo fare una magia, no? Adesso. Siamo di Suelli, presentiamo oggi a Sassari. Chi di Suelli? Chi siete? Panificio Verano, è un piccolo panificio che produce ancora un pane tradizionale fatto con lievito di sardo, con lievito sardo e il grano macinato a pietra. E tu chi sei? Io sono Luigi Schirro. E oggi sei presente qui con chi? Sono presente perché sono stato invitato dalla scuola per il programma che hanno intavolato con noi. Con chi sei presente? Presentazione. Con chi sei presente? Ci sono presente con mia moglie e due persone di Suelli che sono mie collaboratrici strette in manifestazioni di questo tipo. Perfetto. Illustraci due secondi qua qualcosa. Allora, noi partiamo sempre dalla produzione base della nostra zona, okay. Da 300, dal grano duro Capelli, senatore Capelli. Da qui dal chicco passiamo alla macinazione, otteniamo i vari prodotti che sono la crusca grossa, la fine, il sugo di neggio, il fiore o farina o farra, chi si voglia, semola fine, semola grossa e poi questa è la madrighe o frammento come la chiamava Suelli, ci mettiamo anche il sale chiaramente e otteniamo questi prodotti qui, che può essere questo, che è sugi fragi per noi, per la nostra zona, praticamente un impasto di semola grossa e fine, un po' di fiore e poi c'è anche l'integrale, infatti se si vede quella colorazione non è questione di cultura soltanto, ma perché ha sugo di neve, un cruschello, quello fine, che le dà quella colorazione tipica, non è integrale, ma serve per dargli questa tipicità, per mantenerlo anche più fresco e per durare nel tempo, durano anche 10 giorni quei panni. Poi dalla semola grosso fine otteniamo questa variazione di prodotti. Noi abbiamo presentato oggi questa lavorazione che è parte proprio dal neonato, praticamente con i dentaroli, questi due per esempio. Partiamo anche con i giochi, che è Sagardiga, Susonetto, Sudiraenti, le borsettine per le bambine, sa bicicletta, la bicicletta. E poi questo è un tipico pane che rappresenta moltissima parte della Sardegna, gran parte della Sardegna, il pane calendariale. Questa bambina praticamente con 7 piedi, sta a significare che ogni volta che finiva la panificazione tagliavano un piede e iniziamo un'altra panificazione. L'altro pane calendariale è simboleggiato dai bambini, 7 bambini lo stesso per i giorni della settimana. E poi questi sono tipici dei pani da sposa, con la colomba, oppure se vogliamo andare a cercare una cosa proprio caratteristiche, questo pane con le mandorle che veniva portato dalla sposa e aveva un significato ben preciso. La sposa era talmente povera che non poteva mettere neanche un uovo, 2 o 3 uova, e quindi utilizzava le mandorle, sempre un prodotto della nostra terra, della loro zona, come tutta la Sardegna. Il pane per esempio per la sposa che se lo poteva permettere, il pane ottenuto
con questi tipi di lavorazione con le colombe nelle varie posizioni di volo eccetera. Arrivato. Poi cosa abbiamo? Abbiamo su Zizzigurro, la chiocciola praticamente, poi la rappresentazione del maschietto come pure per la femminuccia, e poi passiamo ad altri pani che abbiamo da questa parte, sempre pane della sposa anche questo, con le colombe, vari aspetti floreali. Così pure la sposa ricca che se lo poteva permettere, si usava per Pasqua ma anche per la sposa, il pane lavorato così. Questo era come se fosse un cassonetto per gli ori, rappresenta quello in pratica. Un portagioie. Un portagioie, certamente. Questo è il carciofo, questa gancioffa per noi. Questa è il San Rosa, la rappresentazione di una rosa sbocciata. Questo è il cuore degli sposi. Anche questo è un pane da sposa, ma tipo rappresenterebbe un bouquet praticamente. E passiamo all'aspetto religioso, che è la corona di spighe che rappresenta la crocifissione del Cristo. E Savramma. E Savramma. Ripresentati sempre chi sei, chi non sei. Sono Luigi Schirro, provengo da Suelli. La nostra attività ci consente di andare in giro proprio per la Sardegna a mostrare come si fanno certi tipi di lavori che ormai sono persi nel tempo. Per cui oggi noi qui a Sassari rappresentiamo proprio la tipicità. Una di queste è proprio la fregola. Ok, parlaci. Questo prodotto si ottiene dalla lavorazione con chi la sta mano. Lavorando anzitutto? Sì, sta lavorando. Chi sta? Chi è? Sta lavorando mia moglie. Francesca. Nome e cognome? Francesca Pizzalis, mia moglie Francesca Pizzalis, per cui attraverso l'acqua, la sebola grossa. Ricordaci, perdonami, anche i nomi di chi oggi ti accompagna. Sì, ci accompagna Carla Ambus, Giulia Puzzo, okay. Nostre collaboratrici. Okay. Quindi praticamente questa semola viene intrisa con dell'acqua, semola grossa, semola fine e sale fine, col motore rotatorio e la lavorazione con la punta dei popastrelli si ottiene l'arrotondamento micro per passare a quello più grande. Nella fase finale poi si ottiene una suddivisione tra quella grossa, quella media e quella fine, che vengono usate diversamente nella cucina tipica nostra. La grossa per esempio viene usata, come diciamo noi, poi in casai, cioè in salsa, che può essere fatta nelle varianti di carne, di maiale eccetera, oppure con anguilla eccetera. Quella fine però si ottengono dei brodi di carne oppure vegetali, si può mettere per quello. E mentre quella media si può usare con le arselle o con tipici brodi di pesce o anche di carne se vogliamo. Bene. E di chi ce l'ha insegnata? Mi preme ribadire però che ciò che noi facciamo oggi non è frutto solo del nostro impegno, del nostro lavoro, ma Donna Nonnina della Sardegna, zia Maria Carlos di Nurri, un paese vicino. Vicino a noi, grosso modo, 25 km. Questa donna adesso ha, questa nonnina ha 98 anni, ancora vispa, arzilla. Fa ancora il pane. Ed è stata lei, fa il pane a modo suo, all'antica. E il lievito che abbiamo noi, Suframento, San Madriga, ecco, come chiamate voi qui a Sassari, ce l'ha data lei in origine. Proviene dallo stazzo suo in campagna, dove c'era il marito che rimaneva a mesi interi nel monte col bestiame, con le pecore. E dietro analisi proprio dell'istituto che avete qui a Sassari, ce l'hanno classificato come uno dei migliori della Sardegna, la Madriga che abbiamo ancora.